tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di 12 anni schiavo. Avevo già fatto questa recensione, però l'ho cancellata come una cretina. Brava Marta. Qualcuno mi ha chiesto di fare la recensione di Il Sospetto. Volevo chiedervi se eravate interessati anche agli altri film degli Oscar, ovvero Il Sospetto, Filomena, Nebraska, che a me sono tutti e tre piaciuti molto. Fatemi sapere qui se vi piacerebbe sentire la mia recensione oppure no. Se fai un film sulla storia degli Stati Uniti, diciamo che l'Oscar, non dico che ce l'hai in tasca, però già stai con la mano, lo stai sfiorando. Agli Stati Uniti piacciono i film che parlano degli Stati Uniti, di quanto sono bravi, di come hanno combattuto certe cose. Un po' come qua in Italia piacciono le storie sui trentenni che non sanno cosa fare della loro vita. Ovviamente questo film ha un valore diverso per lo spettatore italiano o per lo spettatore statunitense. Noi non abbiamo una storia di schiavitù così vicina né di segregazione. Negli Stati Uniti quasi tutti hanno un avo molto molto lontano che è stato uno schiavo. La segregazione era molto vicina, ricordiamoci che ne so, quando l'attrice che aveva interpretato Mami per Via col vento ha vinto come migliore attrice non protagonista. Se vediamo nei filmati c'è un taglio poco prima che la premiassero, proprio perché lei era nel tavolo neri, nell'angolo segregato degli Oscar. Siamo nel 39, 35, qualcosa del genere, quindi rendiamoci conto che è qualcosa di molto molto vicino lì. Anche lì hanno molti problemi con le discriminazioni, con il razzismo, certo non come in Italia che noi siamo un po' un primato in queste cose. Nonostante i problemi degli Stati Uniti, lì non si sognerebbe mai di dare del loro rango a qualcun altro e dire no ma era uno scherzo, cioè verrebbe condannato senza se e senza ma, giustamente. Gli Stati Uniti, lo sappiamo, amano le storie in cui qualcuno lotta per trovare la felicità e qui praticamente Steve McQueen confeziona un film perfetto per le masse, non in senso negativo. In certi aspetti sì. Nonostante io molto spesso abbia visto servizi in televisione su Steve McQueen a proposito di Shame e mandavano questo personaggio, Steve McQueen non è l'ex attore, ma è un'altra persona, è questa. Ora che abbiamo appurato che Steve McQueen è un altro, possiamo dire che lui aveva questa idea di scrivere una sceneggiatura riguardo un uomo una volta libero e poi reso schiavo da tantissimi anni, però non è mai riuscito a crearla concretamente. Un giorno la moglie trovò la biografia di Solomon Northup. Io non mi ricordo come si dice il cognome di Solomon, quindi se sentite che dico cose strane durante tutto il video è perché almeno una volta ci azzeccherò. Da questa biografia era già stato tratto un film per la TV del 1984 e si chiamava American Playhouse. The Solomon Northup Odyssey. Chi è Solomon? Di che cosa parla questo film? Solomon è un uomo libero con una moglie, dei figli, molto bravo nel suonare il violino, ha un lavoro, è rispettato, insomma è un uomo libero. Un giorno sua moglie e i suoi figli partono per andare dalla zia, lui è lì che si fa una passeggiata solo soletto al parco e due uomini bianchi lo avvicinano. Gli dicono che hanno un'offerta per lui, sanno che è un eccellente suonatore di violino e quindi vorrebbero qualcuno con il suo talento per fare un circo dell'arte. Va con loro a Chicago, lo pagano, festeggiano in un locale, mangiano, bevono, si divertono, lui va a dormire e si risveglia in catene. Gli hanno tolto i documenti e l'unica prova che ha dell'essere stato un uomo libero e quindi che è ingiustamente trattato come uno schiavo e venduto è semplicemente la sua parola, ma all'epoca, così come in una storia decisamente troppo recente per gli Stati Uniti, la parola di una persona nera non valeva niente purtroppo. L'attore che fa Solomon è un attore inglese, ha un modo di recitare decisamente diverso dagli attori americani. Insomma, hanno un modo, non dico stereotipato, però diciamo un po' tutto in classifica uguale, tutti recitano la stessa maniera. E anche la psicologia del personaggio, secondo me, è stata sviluppata in una maniera molto interessante, anche se al primo acchito è un po' incomprensibile. Essendo un film per le masse, diciamo ci aspettiamo dei personaggi un pochino stereotipati, soprattutto Solomon. Da stereotipo sarebbe un uomo che dovrebbe piangere in ogni scena possibile, dovrebbe sempre dire mia moglie, i miei figli mi mancano, bla bla bla, È solo che Solomon non è così, secondo me hanno scelto una via psicologica molto più realista rispetto al solito personaggio. Subito dopo essere incatenato noi vediamo Solomon che si ribella, senza se e senza ma, vuole lottare a tutti i costi per tornare libero, ma ci sarà un cambiamento fondamentale secondo me, il viaggio in nave. Ovviamente il viaggio è metaforico, però acquista una nuova metafora soprattutto per le due persone che incontrerà su questo viaggio, che fanno un po' le veci, avete presente i cartoni animati dell'angioletto e il diavoletto che si mettono alle spalle del protagonista? Un po' la stessa cosa. Solomon è seduto al centro e ci sono due personaggi. Uno che gli dice, non dire a nessuno chi sei, non dire a nessuno che sei stato libero, menti sul tuo nome, non far sapere che sai leggere, non far sapere che sei civile. Dimentica tutto per restare vivo. L'altro invece che vediamo in punizione non si è arreso per nulla nell'essere uno schiavo, non si è arreso a veder
calpestare sia i suoi diritti e sia i diritti degli altri. Il cambiamento decisivo di Solomon, secondo me, riguarda quello che accadrà a quell'uomo. Da lì Solomon capirà una cosa, che l'unica possibilità di poter un giorno rivedere la sua famiglia è soprattutto rimanere vivo. Se muore è un po' difficile che ritornerà dai suoi familiari. L'unico modo per poter sopravvivere a tutte quelle barbarie è far morire una parte di sé, un po' la parte, non dico civile, ma la sua parte emotiva. Svuotarsi completamente per riuscire ad affrontare tutte le cose disumane che deve vedere ogni giorno. Messo in un film blockbuster a noi sembra irreale, in realtà è un comportamento molto reale che hanno molte persone vittime di fatti molto traumatici, è semplice sopravvivenza, diciamo. Siamo abituati a vedere nei film blockbuster persone che si disperano, che tentano ogni volta il massimo in momenti tragici, urlano, piangono in ogni dove, no, devo farcela, e per botta di culo non vengono mai uccisi. Ecco, questo non è un film del genere. Solomon è uno sfigato, poveraccio, ogni volta che tenta qualcosa gli va male. Solomon è come se si fosse chiuso in un automatismo privo di stimoli vitali, anche sessuali, ed è la scena che si vede all'inizio e poi continuerà dopo nel film. Questa scelta per Solomon è quella che ho trovato più interessante di tutto il film, però capisco che per molte persone, e soprattutto per il contesto, possa sembrare freddo. Quindi alla prima visione Solomon sembra quasi uno che si è dimenticato della famiglia, tac, così. Secondo me questo film ha anche delle cose riconducibili all'horror, per esempio le scene di violenza fisica che sono molto esplicite, oppure al thriller, ha una suspense dilatata tantissimo, tanto da rimanere straziante, soprattutto nella scena, a me viene in mente quella della corda. La scena della corda è stata girata proprio in un luogo dove uccidevano realmente gli schiavi neri, infatti se vediamo sullo sfondo ci sono delle tombe che sono reali. Una scelta che ho trovato molto interessante è quella di trovare degli attori per fare gli schiavisti con dei volti molto particolari, molto spaventosi, quasi. A parte Michael Fassbender, io non riesco mai a dirlo il suo cognome, sono una catastrofe con i cognomi. Il resto hanno dei visi molto strani, o con gli occhi particolarmente piccoli, o un taglio particolare. Infatti la figlia di Steve McQueen vide il provino di Sarah Paulson. Sarah Paulson la conosciamo per Lana Banana di American Horror Story Asylum. Ha detto che guardando quel provino era spaventosa, gli ha detto va, prendila, è spaventosa. Un'altra cosa intelligente del film è quella di contrapporre momenti di estrema inumanità degli schiavisti con momenti in cui leggono la Bibbia e dicono tutte cose che sono l'esatto opposto di quello che fanno. Ho trovato estremamente giusto non dare la scusa del ma sono ignoranti agli schiavisti, ma semplicemente delle persone cattive, e trovo giustissima questa classificazione. Un altro elemento che spiega secondo me il fatto che Solomon sia così senza umanità, svuotato quasi, è perché Steve McQueen l'ha immerso in un luogo praticamente senza speranza, dove anche solo la speranza, come vediamo nel film, può tradirlo e dargli un motivo per essere ucciso. Sono molto indecisa sul ritmo del film perché secondo me la conclusione è molto esplicativa, però non so se hanno scelto questa conclusione per tirare la barbarie fino a renderla estenuante oppure per, boh, non lo so, per dare un colpo di scena, però a me non ha convinto estremamente. Mi sono piaciuti tantissimo i sentimenti in questo film, ovvero come sono esposti e non come nei classici film americani. Lacrime in primissimo piano. Anziché mostrare, si sottrae in questo film. Per esempio mi viene in mente la scena dello stupro. Sono quasi assenti di tutti gli elementi, o la scena finale in cui non ci sono né dialoghi né nulla, quasi. Sono molto più forti, nonostante ci siano pochissime parole, pochissimi sentimenti esternati. E per questo secondo me sono molto più forti. Parliamo di Brad Pitt. Come sapete, qui in Italia c'è stata una mega litigata tra la casa di distribuzione per i poster che avevano fatto. Praticamente il protagonista del film era piccolo così all'interno del poster, e poi c'era Brad Pitt gigantesco che appare 5 minuti nel film e basta, siamo italiani. Quindi facciamo sempre queste burinate un po' così per tentare di prendere i fan di Brad Pitt. Vabbè, insomma, l'hanno fatto i protagonisti bianchi nel film giganti. Il protagonista nero che si fa un culo così per 3 ore di recitazione, no, piccolo così da un lato. Vabbè, Brad Pitt produce il film, lui ha la Plan B che ha prodotto MIT Art sulla storia del giornalista Daniel Pearl che è stato ucciso in Iraq dai talebani, credo, insomma, uno dei primi che fu decapitato in diretta, una cosa bruttissima. Però il film mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto di più anche il libro scritto dalla moglie, Marianne Pearl, mi sembra si chiamasse. La Plan B ha prodotto praticamente qualsiasi cosa, Scorsese, Burton, proprio tantissime cose. E Brad Pitt si ritaglia un piccolo cameo all'interno del film, un cameo, diciamo, utile alla funzione, però è un po'... Per tutto questo tempo
tempo vi ho detto che il film ha un impianto molto realistico, molto da stereotipo americano, e qui invece cade proprio nello stereotipo americano di film di quarto ordine che vedete la domenica pomeriggio su Italia 1. In un impianto quasi realistico, poco favoleggiante, tu non puoi mettere una figura di Brad Pitt che sembra quasi cristologica, salvifica. Ok, posso capire che lui rappresenti la civiltà perché è qualcosa di diverso, è canadese, non è schiavista, eccetera, eccetera. Però secondo me è un pochino troppo tirata questa cosa. Il film è stato girato in Louisiana, in luoghi dove effettivamente c'erano piantagioni, schiavismo, eccetera, eccetera. È stato girato solo in 35 giorni, quando l'ho detto ho fatto possibile. E poi solo con una macchina da presa. O Brad Pitt è super zaccagno nelle produzioni, oppure è un particolarmente bravo e sperimentatore Steve McQueen. Mi è piaciuto moltissimo il contrasto che ha scelto Steve McQueen con luoghi estremamente belli a livello naturalistico, immergendo qualcosa di estremamente brutto, ovvero quanto possono diventare brutti per significato quei luoghi che in realtà sono meravigliosi. Michael Fassbender fa la parte di un ubriacone e ha detto a quelli del trucco di fargli bagnare i baffi di alcol, così che gli altri personaggi quando si avvicinassero a lui sentissero proprio la puzza di alcol. Il protagonista, che io non so proprio come si pronunci, Chiwetel Ejiofor, abbiate pietà di me, io l'ho adorato in Kinky Boots. Se non avete visto Kinky Boots, tratto da una storia vera, è vera soprattutto, è favoloso. C'è anche Nick Frost, io lo sbaglio sempre con Simon Pegg, sì, credo sia Nick Frost, quello grassoccio del duo di Hot Fuzz, per capirci, oppure l'alba dei morti dei venti. Il protagonista, che non ripeterò il suo nome per non fargli uno sgarbo ulteriore, come si è preparato a questo ruolo? È stato molto tempo nei luoghi dove effettivamente c'erano delle piantagioni. Ha studiato molto il tema, visto che il suo personaggio suona il violino, ha imparato a suonare il violino. A voi ha convinto appieno questo film? A me no, cioè nel senso è bello, però non da Oscar. Ci sono alcune cose che non mi convincono troppo. Però sono stata molto felice del premio Oscar a Lupita, che è estremamente bella, cioè aveva dei vestiti bruttissimi, io sto vedendo nelle cose degli Oscar, dei vestiti orribili, con dei colori allucinanti, truccata in un modo tipo ombretto blu e rossetto rosso, e era una strafiga. Se lo metto io sembro tipo Serena Grandi, Manuela Arcuri degli anni 90, qualcosa del genere, insomma un risultato bruttissimo che vi risparmio. Grazie mille per aver visto tutto il video, ciao!